dell'alba di sabato. L'alba delle 7:53. No, ma scusa, lo vedi, sorge il sole? Assolutamente. Quindi è l'alba. Il sole. Quindi è l'alba. Non discutere. Ok. Perfetto. È l'alba e stiamo andando a Verona. Il programma sarebbe una bella camminata dalla Zise a Bardolino e il ritorno. Dopodiché andremo all'MBA Motorbike Expo a vedere un po' di accessori per la stagione 2024. A dopo. La passeggiata che andremo a fare in realtà sarà appunto dalla Zise fino a Garda. Sono 20 chilometri andate e ritorno ed è completamente pianeggiante. Eccoci alla Zise, questo è il suo castello meraviglioso e scenografico, direi. Da qui partiamo per andare a fare la nostra passeggiata lungo lago, 18 chilometri ricordo, dalla Zise a Bardolino. E buona passeggiata a noi. Questo è uno dei parcheggi gratuiti per iniziare la nostra passeggiata, magari può essere utile, no? Non spendere uno stonfo, non so quanto costa il parcheggio a pagamento. Comunque si può già iniziare di qui. Quindi in questo parcheggio lasciamo l'auto e ci avviamo verso l'ingresso appunto della pedonale. C'è proprio un l'ingresso, ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua, da qui parte appunto la ciclopedonale per Bardolino. Ovvia si parte, qui siamo sempre a Natale, vedo Natale alla Zise, però le date oramai sono andate. Si parte! Comune d'Italia, la Zise, primo comune d'Italia. Ecco il palazzo comunale, quasi qua, è proprio sul bordo del lago, quasi quasi mi trasferisco qui. Che ne dite? Ah, guardate qui, un bel passo, eh. Eccoci sul lungo lago, eh. Abbiamo attraversato la piazza della Zise e ora ci avviamo verso Bardolino. Ci sono scimmie. Bello, bellissima giornata oggi. Questi sono gli aranci, tutti naturalmente circondati, da protetti dal telo, perché laggiù c'è la neve. Mamma, com'è rilassante camminare lungo il lago con il rumore dell'acqua in sottofondo. Alessandra ha trovato anche una panchina dove riposarsi in riva al lago. Non sappiamo bene dove ci troviamo. Comunque qui accanto c'è il Lido Mirabello Beach e quella sullo sfondo non so che località sia. Panchina al sole. Ci sono anche le panchine al sole. Non devi fare le riprese. Adesso ci devo mettere tutto il mio buon impegno per far alzare Alessandra dalla panchina e fargli riprendere il cammino. Ci proviamo. Ci siamo riusciti, no, anzi,
si è solo trasferita. Azza. Ci proviamo adesso a promettergli che più avanti ci aspettano delle panchine mega galattiche. Il lago di Garda non ha bisogno di presentazioni. Questo è solo uno dei percorsi da fare a piedi o in bici e che si snoda dalla Zise a Garda, passando per Cisano e Bardolino. Per chi ama camminare, per gli amanti del trekking appunto, vi è addirittura un percorso ad anello che vede la partenza da Bardolino, giunge fino a Garda ed arriva fino all'eremo dei Camaldolesi e torna giù appunto a Bardolino da un'altra strada, facendo un altro percorso, e questi sono circa 9 chilometri. Se vi trovate più a nord invece, è una ciclopedonale che da Riva del Garda arriva al lago di Ledro, passando davanti all'ingresso delle cascate del Barone. Da queste parti, ricordate, trovate anche il santuario della Madonna della Corona, che fa bella mostra di sé incastonato nella roccia. Ma un'altra bellissima e scenografica pedonale è il Busatte Tempesta, realizzata in parte con una scala in metallo costruita a sbalzo sulla sponda del lago. Ed ora si mangia. Un panino con la mortadella l'ho scelto io per pranzo, e questo è il panorama. Siamo arrivati invece a Bardolino, siamo arrivati a Garda, che quindi abbiamo fatto qualche chilometro in più, però ne vale veramente la pena. Alessandra è seriamente minacciata da quest'anatra, perché ha tutte le intenzioni di voler mangiare il panino. Mangia le bicole. Quello mi sembra un briciolo. Non è cosa. È un briciolo, eh? È vero? Aspetta, mi vedo tu. No, mangia le bicole. Non mi fare a me. Se gli danno a mangiare a lei dopo 30 secondi. Bimbi, qui ci stanno assaltando. Uno da una parte e l'altro dall'altra. Lei fa l'agnorri, intanto si avvicina e va a addentare il mio mezzo panino. Vabbè. È samposa? Che fai? Sei l'anatra. L'anatra. Più lontana, allontanati un po', perché qui se no non ti metto a fuoco. Ma sei a fai? Ehi, non mi mangiare le scarpe, eh. Dai, mordilo. Dai. Ah. Lo vedi? Questi si stanno litigando. Ma ora gambe in spalla, la pausa pranzo è finita, ci aspettano ancora ben 11 chilometri per arrivare alla Zise. Ed ora due parole sul meraviglioso castello di Lazzise. Si inizia la costruzione del castello nel IX secolo e viene portato a termine nel secolo successivo. Era stato edificato come difesa dagli Ungari. Viene assediato più volte. In seguito diviene proprietà degli Scaligeri, da qui appunto il suo nome. Ci chiediamo, ma chissà se all'interno è bello quanto lo è all'esterno, ma la nostra curiosità rimarrà insoddisfatta. Il castello è privato e non visitabile. E adesso si vola! Thank you.
ed ora godiamoci le immagini da terra. Sentiamo di cosa ci parla Massimiliano. Anche il lago di Garda ha la sua leggenda legata alle sirene. Si dice che una notte un gruppo di sirene apparvero a dei pescatori che stavano dormendo in una baia e offrirono loro una bevanda. Questi, dopo averla bevuta, tornarono molto velocemente dalle proprie mogli e da quel momento questa bevanda venne chiamata Elisir d'amore. Forse sarà una leggenda, forse sarà tutta una finzione che i gardesani hanno inventato per nominare il proprio amaro, che guarda caso si chiama proprio Elisir d'amore. Se ne sapete qualcosa più di me, vi prego, commentate e ditemi com'è la verità. Qual è la verità? Ed eccoci arrivati all'Azise, proprio in tempo per il tramonto, ma mi sa che non lo vedremo, dovremmo scappare velocemente dal freddo becco che fa. Come dicevo prima, all'Azise è sempre Natale, c'è sempre il presepe esposto. Vediamolo! Sulle note di questa splendida canzone, mentre guardiamo il presepe, vi chiedo un like se il video vi è piaciuto e l'iscrizione al canale. E adesso, un po' cotti e infreddoliti, ci richiamo a fare la spesa e poi in camera. E domani ci aspetta un'altra intensa giornata al Motor Bike Expo. È carina la cameria, ma qui si mangia all'uscio di Baggio. Oggi vi lascio con un po' di curiosità. Chissà dove vi porteranno Viaggio di Ale e Massi la prossima volta.